benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate, ma sto cercando di aggiustare un attimino la luce. Ok, speriamo. E vabbè, sta finestra non so cosa devo fare. Comunque, aiuto. Ok, facciamo una bella cosa. Ok, perfetto. Allora, oggi video dove faccio una maschera insieme a voi. Oggi ho deciso di fare questa qui della Garnier Skin Active Aqua Mask Anti Dust Anti Thirst Anti Soif. Cosa vuol dire? Non lo so. No. Eccola qui, questa è la maschera. Vediamo se metto fuoco. No, vabbè. E praticamente è una maschera al melograno e vediamo cosa ci dice. Allora, maschera antisete con melograno e glicerina per pelli disidratate. Come si usa? Applica sulla pelle deterse e asciutta. Evita la zona degli occhi e delle labbra. Lasciare agire 10 minuti, poi massaggia delicatamente il prodotto in eccesso fino a quando non si assorbe completamente o rimuovi il prodotto in eccesso con un dischetto di cotone senza parabeni. Questa qui l'avevo anche questa presa all'Esselunga per non mi ricordo, forse 1,99 euro anche questa. Adesso non mi ricordo sinceramente, però questa è monodose. È solo questa e basta. Quindi spingiamo indietro un po' di crema e apriamola. Prendiamo le forbici. Ok. E voilà. E diamola. Ha un ottimo odore e poi è verdolina. Che voi non riuscite a vederlo. Vediamo se spengo la luce. È un verdolino pastello. Più o meno non si riesce a vedere. Vabbè, fidatevi. È un verde pastello. Vediamo se sul mio dito si riesce a vedere meglio. Più o poco e niente. Ma comunque, me la metto, anche se devo legarmi prima i capelli perché sennò sono una scema, purtroppo. Praticamente è di questo colore qui che fa vedere qua nella foto. Ecco, esattamente. In fronte. Ah, è molto buono il profumo, veramente delicato. Ah, bella rinfrescante. Aspettate che mi leggo questi capelli, se no mi incremo anche i capelli e non mi sembra il caso, sinceramente. Allora, ok, prendiamo la manina. La manina, la manuna. Ok, molto meglio, molto molto meglio. Ok, bisogna stare attenti agli occhi e alle labbra, quindi cerchiamo di non metterla in quella zona lì. Allora, vediamo un po'. Ecco qui. È proprio una dose. Non è né abbondante, cioè è proprio giusta, giusta una dose. Pensavo che se fosse stata un po' abbondante, magari la richiudevo, la tenevo per un'altra volta, ma no, cioè ce n'è questa, praticamente, questa qui. E non mi sembra il caso alla fine, perché non basta per
Un'altra volta, purtroppo, ecco, forse l'unica cosa negativa è proprio che è solo per una, cioè, solo una dose e basta in confronto alle altre, però vabbè, se è buona, vediamo un po'. Se è buona, vabbè. Ok. Allora, mi pulisco intanto le mani con l'eccesso della crema. Allora, butto via la confezione e prendo un'altra salvettina. È un po' unta. Cioè, è un po', sì, un po' unta, diciamo. Infatti c'è scritto per le pelli secche, così te la rimette in sesto. In effetti. E niente ragazzi, quindi io adesso tengo su questa crema e ci rivediamo tra 10 minuti. Eccoci qui ragazzi, dopo 10 minuti siamo qui. Ok, perfetto, anzi dopo 12 minuti. E la situazione è questa. Allora, sono molto lucida. Qui dice di massaggiare finché non l'assorbe, ma credo che più di così non assorba, quindi ho preso la salvettina e rimuovo l'eccesso. Perché era veramente tanta la crema, però non abbastanza per usarla due volte, quindi è un po' l'unica cosa che posso dire in negativo è questa. Ho fatto una diciamo una dose un po' più piccolina che la usi solo una volta, o se no così è troppo. Secondo me, poi questo è il mio parere, ovviamente. Adesso la tolgo e vediamo come sono. Ok. Allora, facciamo asciugare un attimino. Mi sento tutta unta. Veramente tutta unta, però mi ha ripulito la faccia, sì, mi ha rinfrescato e sì, è bella, cioè allora è buona, però magari per la mia pelle non è buona perché non ho proprio la pelle secca, 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 quindi mi ha lasciato un po' di unto, un po' così. Ma ci sta. Secondo me per le pelli secche è ottima, veramente, perché oh, mi sento bella, bella rigenerata. E niente, io spero che con questo video vi sia stato utile, ovviamente. Scrivetemi qua sotto se l'avete provata anche voi, come vi siete trovati e tutto. Io ve la consiglio però solo sulle pelli secche, veramente, perché io non ce l'ho proprio secca secca e mi sento un po' untina. Però è molto buona, sia di profumo che di qualità. È della Garnier, quindi ottimo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!